Buongiorno, molto felice di incontrarti perché mi piace moltissimo. Ti volevo chiedere, tu hai iniziato la tua carriera, diciamo, scrivendo per altri, poi finalmente sei riuscita a cantare le tue canzoni e ciò che scrivevi. Sto cercando, passo avanti. E mi sembri sempre molto vera, racconti molto di te nei tuoi testi e anche ti presenti, insomma, in modo molto semplice. Quindi mi chiedevo e volevo chiederti, secondo te, essere veri e mostrarsi per quello che si è, quanto paga, visto il successo che hanno avuto le tue canzoni e che stai avendo, soprattutto qui in Italia? E poi a proposito dell'Italia, che cosa sai, visto che i tuoi arrivano da qui, anche se da molto tempo fa, insomma, che cosa sai dell'Italia, cosa ti piace? Grazie. Thank you so much. I feel like, with respect to music, I feel very true and honest in how I present myself musically, in general. But, I love, it's so wonderful to come here finally, because, you grow up, I'm Italian-American, American-Italian, and truthfully, I think that there's a big difference, like Italian Americans are very proud, some of the most proud Americans ever. They'll always tell you they're Italian, and they are, they love it, but as far as speaking the language and truly knowing the culture, I don't think most of us know it until we come here, and it's been quite a pleasure to come here and learn more now, but the basic warmth of the people is very similar to Italian American people. They're very emotional and very expressive, and I love seeing that. It's fun to see the connections between how I grew up in a family of Italian Americans, and to see some of the same traits in real Italians. And I look forward to getting to learn more and visiting the country more on a social level in the future. I've been mostly here for business, but it's been lovely. Thank you. Thank you. Chiedo scusa, ancora un po' di silenzio per cortesia. Grazie. Allora, grazie mille per quanto riguarda l'onestà nei confronti appunto del mio lavoro, della musica. È vero, cerco di essere diretta, onesta, sia nel modo in cui mi presento musicalmente che in generale. Per quanto riguarda l'Italia, ovviamente sono felicissima di trovarmi qui come italo-americana, anche se sappiamo ovviamente che ci sono delle grosse differenze tra l'Italia e la realtà degli italo-americani. C'è da dire che gli italo-americani sono veramente molto orgogliosi, forse in assoluto potremmo dire che sono tra i più orgogliosi degli americani e amano dire siamo italiani. Però ovviamente la conoscenza della lingua e della cultura è un po' limitata, ecco, e soltanto venendo qui in Italia che c'è l'occasione di imparare di più e apprezzare peraltro il calore e l'espressività, l'emotività degli italiani, che devo dire è molto simile a quello che ho imparato, insomma, a conoscere crescendo in una famiglia di italoamericani. Ci sono tanti tratti in comune con i veri italiani. E detto questo, appunto, mi auguro di poter conoscere meglio l'Italia, non soltanto venendoci per lavorare, ma imparando a conoscerla, spero anche a livello sociale di riuscire a venire qui, insomma, perché la cosa veramente mi riempie sempre di gran gioia.